Fanciulli, buongiorno. Sono le 5 e mezzo di domenica mattina e sono a Mosca, in Russia. Siamo ai primi di ottobre, diciamo che ci sono già intorno agli 0 gradi a quest'ora del giorno. Mosca, come sapete, è la mia nuova casa. In particolare abito da quelle parti là. E non solo è una città stupenda con tutte quelle cose belle che vi ho già fatto vedere in Torino-Pechino. Perché l'avete visto, vero? Torino-Pechino. L'avete visto. Dicevo, quindi ci sono tutte queste cose belle come la Piazza Rossa, il Kremlin, eccetera, eccetera. Ma Mosca ha una bellezza nascosta che in molti sottovalutano e che è semplicemente la metropolitana più bella del mondo. La metro di Mosca è un piccolo microcosmo sotterraneo, considerate che ci sono qualcosa come 12 linee, più di 300 km, 200 stazioni, di cui, pensate, 44 stazioni sono considerate patrimonio culturale nazionale, cioè tanta roba, sono praticamente dei piccoli musei. Durante una giornata, mediamente, la metro di Mosca porta 9 milioni di persone e questo è il motivo per cui, per poterla vedere un pochettino in pace e aver la speranza di fare qualche foto, devo alzarmi alle 5 e mezzo della mattina di domenica e sperare che non ci sia tanta gente. Ora, naturalmente uno non è può girarsi tutte le stazioni e sperare di trovare quelle belle. Mi sono documentato e mi sono fatto un piccolo piano d'azione. Questa stazione che vedete intorno a me è Minskaya e da qua io punto andare a Kievskaya, che dovrebbe essere la più bella stazione della metro, dicono. Da lì andare a Park Kulturi, da lì ad Arbatskaya, Komsomolskaya, Prospekt Mira, Novoslobodskaya, Beloruskaya, Mayakovskaya, Plashchad Revolutsii, Pavelietskaya, Taganskaya e Park Pobedi, per poi tornare a casa. La metro di Mosca ha degli svantaggi, cioè è un grande labirinto, è un grande caos, soprattutto tutte le indicazioni, come potete vedere, sono in cirillico, non c'è nulla in inglese, ma questo per me ormai, grazie al cielo, non è un problema. Ma il grande vantaggio è che tutto questo spettacolo ti costa 55 rubli, cioè meno di un euro, circa 80 centesimi, e puoi stare tutto il tempo che vuoi. Il piano per adesso sembra funzionare, cioè non c'è un cane, sono da solo in questo momento. Minskaya non è una stazione bellissima perché è sulla linea gialla, che è una delle ultime che hanno fatto. Più avanti ci sono quelle storiche che sono molto 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 più belle. Cominciamo da Kievskaya. Kievskaya è effettivamente molto 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 bella, stazione dedicata all'unione tra Ucraina e Russia, cosa che oggi non tanto, si ammazzano praticamente. Da Kievskaya salgo sulla linea marrone, che è una linea circolare, e si va a Park Kulturi, che era il capolinea della primissima stazione della metro di Mosca. Siamo arrivati? La cosa interessante di Park Kulturi è che se scendi sulla linea marrone è molto bella, bellissima stazione, eccetera, eccetera, ma se scendi sulla linea rossa, come vedi intorno a me, non è nulla di così interessante, anzi piuttosto sovietico, abbastanza inquietante. Ma soprattutto adesso la mia prossima stazione dovrebbe essere sulla linea rossa Arbatskaya. Se guardate qui, fidatevi di me, non c'è scritto Arbatskaya, però c'è scritto Biblioteca Imieni Lenina. E questo perché Park Kulturi è una delle poche stazioni che ha lo stesso nome su due linee diverse. Le altre stazioni, se sono attraversate da tre linee, hanno tre nomi diversi, uno per ogni linea. Per esempio, Biblioteca Imieni Lenina è quello della linea rossa, mentre Arbatskaya è quello della linea blu. Però in realtà c'è anche Borovinskaya, che è quella della linea grigia, e Aleksandrovskij Sad, che è quello sulla linea azzurra. Quindi sono quattro stazioni con nome diverso, ma sono in realtà la stessa identica stazione, solo diverse linee. Tra l'altro la linea azzurrina ha anche lei una stazione che si chiama Arbatskaya, quindi io non so esattamente se quella che cerco io è sulla linea blu o sulla linea azzurra, questo lo scopriremo tra poco. Altro giro, altra corsa. Destinazione, Biblioteca Imieni Lenina, Arbatskaya, Borovinskaya, Aleksandrovskij Sad, ma è sempre lo stesso posto. Sto treno veramente comunista. Allora, qui a
abbastanza un problema perché devo cercare le indicazioni per Arbatskaya, però lì vedo solamente l'uscita e quella è Borovitskaya. Allora, questa è Borovinskaya e finalmente c'è scritto Stanziu Arbatskaya, che è di là a quanto pare. Però è tutto in cirillico, cioè non c'è nulla in inglese, nessuna indicazione. Tu pensa a un povero turista disgraziato che non sa leggere come si trova. È un problema. Il fatto che ovviamente adesso devo farmi tutto il giro del loco al contrario, quindi tornare a Borovinskaya e andare a biblioteca ai miei di Lenina, perché la mia prossima fermata è sulla linea rossa ed è Komsomolskaya. Allora, Komsomolskaya non mi è nuova perché se avete visto Torino-Pechino, perché l'avete visto, vero? Torino-Pechino, questa è la stazione da cui si accede alle stazioni ferroviarie da cui parte la Transiberiana. Questa stazione di per sé dovrebbe essere la più bella di tutta la metro di Mosca. Komsomolskaya è tanta roba, fino adesso la mia preferita di tutte. Non tanto per la visione di insieme, che già di per sé è bellissima, no? Però se guardate i dettagli, sono i dettagli che sono impressionanti, cioè tutti questi mosaici qua, come questi sui lati o quello sul tetto, no? Sono uno diverso dall'altro e in questo caso rappresentano degli eroi di guerra, eroi politici, quelle cose che piacciono tanto ai russi per glorificare la nazione. Ad esempio qui su, tanto per cambiare, c'è nonno Lenin, che spunta ovunque, in un modo o nell'altro te lo mettono Lenin da qualche parte. È come essere in una galleria di un museo, cioè ogni 10 metri c'è un'opera d'arte fondamentalmente. Adesso dovrebbe arrivare il mio prossimo treno e andiamo a quella dopo, che è Prospekt Mira. Cosa particolare di Prospekt Mira sono le ceramiche, sono un sacco di ceramiche, una diversa dall'altra, che raffigurano scene di agricoltura. Siamo in campagna, però al di là di questo nulla di così estremamente interessante. Andiamo a quella dopo, che è Novoslobodskaya, credo. È Novoslobodskaya, vero? Eschilo, signori, Eschilo, tocca a me. Novoslobodskaya, vero? Novoslobodskaya. Se a Prospekt Mira c'erano le ceramiche, qua invece ci sono le vetrate. Cioè, pazzesco, sembra di essere in chiesa. Sono una più bella dell'altra, ovviamente una è diversa dall'altra, come potete vedere. E in fondo c'è addirittura un enorme mosaico dedicato alla pace. Mir è la pace, eh? Penso che sia la pace del mondo, credo. Insomma, belle vetrate, bella l'atmosfera ecclesiastica. Ci piace anche Novoslobodskaya. La prossima è Bieloruskaya. Devo confessarvi una cosa, è già la seconda volta che mi cazziano perché ho il cavalletto e non si potrebbe, già due volte che la polizia viene a sgridarmi. Non è tanto quello il problema è che io sono qui da 2 settimane e mi sono dimenticato di registrare il visto alla polizia, quindi se per caso mi fanno controllo documenti, vado in galera, ma questo è un altro discorso. Bieloruskaya come visione di insieme nulla di che, ma sul soffitto ci sono i mosaici che rappresentano, indovinate che cosa, la cultura bielorussa, perché Bieloruskaya è dedicata alla Bielorussia, così come Kievskaya era dedicata all'Ucraina, eh? Ormai state entrando nella logica, secondo me. Fermata che per me è importante perché mi permette di collegarmi alla linea verde che mi porta alla prossima fermata, che è Mayakovskaya, su cui ho grandissime aspettative. Dicevamo, dunque, Mayakovskaya. Ah, bellissima questa. Che figata. Mayakovskaya è particolare perché durante la seconda guerra mondiale era il principale rifugio antiaereo, perché era una delle stazioni più profonde, ma non è la più profonda. La più profonda è un'altra, ci arriviamo dopo, è l'ultima del mio giro. Andiamo avanti, signori, col nostro giro. La prossima puntata è un appuntamento con la storia, perché andiamo in Plaša Revolucije, la piazza della rivoluzione. Ora, io stavo sulla linea verde e la fermata successiva era Teatralnaya, però per quel giochino che vi spiegavo, che cioè certe volte la stazione è la stessa ma ha due nomi diversi a seconda della linea, Teatralnaya è sulla verde, mentre sulla blu la stessa fermata è Plaša Revolucije. Quindi andiamo a vedere un po' di comunismo fatto per bene. Ah,
Sentilo, sentilo com'è buono l'odore del comunismo che ti penetra le narici e ti tinge di rosso i polmoni. Poi ci sono una serie di statue bellissime, una più bella dell'altra, ovviamente a tema molto rivoluzionario, eccetera, eccetera, ma alcune di queste hanno delle zone che sono particolarmente lucide, come la gallina qui e da quest'altra parte il cane. E questo perché si dice che toccare queste parti porti fortuna. Tant'è che prima ho visto un paio di persone che uscendo dal treno toccavano, facevano la loro sfregatina. Va già bene che non sono tette o piselli, perché di solito in giro per l'Europa le parti lucide delle statue sono quelle. Qua sono un pochettino più raffinati. Comunque sia, Ploscia Trevoluzzi è una delle stazioni più turistiche in assoluto perché è esattamente sotto la Piazza Rossa e quindi chiaramente vi capiterà di trovare comitive di coreani, comitive di turisti, eccetera, eccetera, eccetera. Detto questo, siamo quasi alla fine del nostro giro, direzione Taganskaya. Anche Taganskaya è molto 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 bella con questi pannelli triangolari che credo anche loro siano di ceramica, però ormai inizia davvero ad esserci troppa gente, per cui meglio rientrare verso casa. Opla, al volo! Però prima di andare a casa c'è Park Pobedi, che è la fermata più profonda della metropolitana di Mosca, sono 84 metri e adesso, giusto per farvi capire un po' cosa vuol dire uscire di qua, faccio un video intero da qua al momento in cui esco. Ok, questa sarebbe l'uscita, però io non devo uscire qua, quindi ora mi tocca fare di nuovo tutta la strada indietro come prima. Sono sceso di corsa e mi si sono tappate le orecchie, come quando scendi con l'aereo. Siamo giù, eh? E così rieccoci nuovamente in superficie, rieccoci a Minskaya, finisce il giro della metro di Mosca. Allora, personale hit parade, Uberalles Komsomolskaya, poi Mayakovskaya e Ploshchad Revoluzzi. Kiskaya non so perché, ma non mi ha detto un granché, tutti dicono che sia la più bella, ma boh, non mi ha detto moltissimo. Quindi se venite a Mosca prendete la metro, perché innanzitutto Mosca è una città trafficatissima e prendere un taxi è un'agonia, è qualcosa che assomiglia al purgatorio, ma la metro, oltre ad essere un mezzo molto economico, perché vedete con 50 centesimi di euro siete, cioè no, 80 centesimi di euro, quindi 50 rubli, vi fate tutti i giri del mondo, e oltretutto è anche un gran bel vedere, cioè come andare al museo. Ma ora mi rivolgo a chi a Mosca c'è già stato. Chi di voi è già stato a Mosca? Qual è la vostra stazione della metro preferita? Scrivetemelo sotto nei commenti, se non ci avete fatto caso scrivetemi anche quello, se invece non siete ancora stati a Mosca ma dal video c'è quella che vi piace di più, scrivetemi anche quello, insomma scrivetemi qualcosa ragazzi, non lasciatemi solo qui, nessuno parla la mia lingua, fa tanto freddo. Comunque cioè un video dovrebbe finire con un messaggio esistenziale, cioè con una metafora, una roba mistica, cioè se no non sono io, no? Cioè è solo che con la metro è un po' difficile, cioè non è che sia, cioè la metro è la metro, non è che... Però si potrebbe dire che la metro in effetti è una metafora della vita, che tutto finisce da dove era cominciato, in fondo la vita non è altro che un grande ciclo, noi siamo sempre alla ricerca di noi stessi, ma poi in fondo ci troviamo e in quale...